ritorno. Sembrava di essere a Chianciano Terme. Signore e signori, Marco lui! No, aspettate, dovete strapparvi anche i capelli, aspettate. E urla strepitose. Signore e signori, Marco lui! Aspettate. Anche voi ragazzi, sembrate dei cartongessi, aspettate di nuovo, vediamo se lo fate più forte voi o il pubblico, va bene, vediamo. Signore e signori, Marco lui! Cioè, poi con sto nome Marco lui a calcio va benissimo, perché io dicevo sempre, io Marco lui, ma è veramente il mio nome e cognome, Marco lui è di origine. Allora, signore e signori, un grande applauso a questi cori meravigliosi, guardate che belli che sono, cioè belli insomma, bravi. Belli non si può dire, giusto? Come ti chiami tu? Alessia. Alessia, tu come ti chiami? Giorgia, benissimo. Tu come ti chiami? Benissimo, adesso sappiamo tutto di loro. Signori, io è la prima volta che vengo in sto paese meraviglioso, non so quanti di voi siano di qui, cioè sto teatro. Peccato, io sono stato dietro le quinte e non l'ho visto illuminato, ma mi hanno detto che è una cosa... Ecco, guardate che roba. E ci sono anche delle lucettine in genere. Io per sto lampadario impazzirei vederlo acceso, sto qua. Però non si può adesso perché è quello della... Vabbè, comunque... Complimenti, veramente, io ho conosciuto Giovanni Bellini si chiama di cognome. Belloni, che è il parente più grande, sì. E cioè veramente sono rimasto. Vabbè, comunque signori e signori, non siamo qua per questo spettacolo meraviglioso che mi faccio aiutare da un presentatore. Vieni qua con me, tu ho scelto il più brutto, perdonami, vieni qui. Come ti chiami? Nicolò. Sei fidanzato? No. Come mai? Boh. Non hai trovato la ragazza giusta, vero? No. Tuo papà che lavoro fa? L'osteopata. Mannaggia, sei ricco allora, vero? Boh. Quanto guadagna tuo papà al mese? Cinque? Non me l'ha mai detto. Chiediglielo, c'è qua tuo papà? No. Vabbè. Se no vai e dici papà, ah eccolo là in fondo, di papà quanto guadagni? Prova a chiederglielo. Papà quanto guadagni? 1.800, sei troppo forte, dammi 5 veramente. Cosa fate oggi qua? Benissimo, signori e signori, cosa fate oggi qua? Ballate? Siete un coro? Siete? Un coro. Come si chiama questo meraviglioso coro? Piccolo coro Tav. Tav? Tav? Ah, Tav, ecco, il piccolo coro. Cioè loro cantano nelle montagne. Scusami. Tav. Ah, Tav. Dove siete? Di? Arlassina, di Lassina, vero? Il bar Lassina era quello che c'è fuori, sono andato a bere, ma il nome del paese è Lassina, giusto? Io oggi sono arrivato e ho detto, oh sete, c'è un bar qua, sì, il bar Lassina è giusto di là. Sapevi? No. Adesso lo sai, sei troppo forte, dammi il 5, cosa c'hai in mano? Cosa sono queste cose qua? Degli anelli, vero? Vabbè, è una cosa che è una sorpresa che vi serve dopo, giusto? Dai, dammi il 5, ci vediamo dopo, in bocca al lupo per questo spettacolo, dammi la mano come il 5, dai, no, forse la mano, vabbè. Signore e signori... Io direi che lasciamo la voce a questo coro meraviglioso. Aiutami a presentarlo. Signore e signori! Il piccolo... No, tu ripeti quello che dico io. Signore e signori! Signore e signori! Bambine e bambine! Bambine e bambine! È psicologicamente bello presentare? Psicologicamente bello presentare? In modo veloce? In modo veloce? Anzi di più, precipitevolissimevolmente? Anzi di più, precitevolmente il mitico piccolo coro del teatro Antonio Belloni, un grande applauso.